due perché ho messo alle sportelle. Herman dei microfoni, un'altra giornata di automobilismo. Mentre si corre le preparazioni per la corsa in Germania per la Formula 1, noi siamo a vedere le Formule 1, le macchine numero 1 dell'epoca, macchine storiche degli anni 50, 60 e 70, e queste ci vogliono raccontare, così, per il loro passaggio nella nostra vita, un periodo di quello che realmente ha segnato come traguardi per la nostra fattività sull'automobile. Ed ecco in arrivo una bellissima Ferrari gialla, una macchina che racchiude il fascino particolare di quello che è la curiosità su queste macchine che poi andremo a vedere una per una. Tanto vediamo Tiziano che si avvicina, Tiziano Rossi. Allora Tiziano, buongiorno, siamo in passeggiata Morin, prima giornata, primo esame di queste macchine che stanno arrivando alla passeggiata Morin per questo concorso Stelle nel Golfo. Cosa sta succedendo? Che cosa succede in questo momento? Dunque, sta succedendo che le vetture stanno arrivando un po' da tutta Italia, sono confermate tutte le vetture, salvo due per guasti che sono inevitabili. Quindi siamo di fronte a un'Aurelia B20 GT, una delle macchine più belle italiane del dopoguerra, una macchina che carica di gloria sia per la linea che perché è una macchina che ha corso. Qui alla sinistra, se l'operatore gentilmente può arrivarci, l'Aurelia B24 GT è strafamosa anche per un film che l'ha portata alla grande popolarità, Il Sorpasso di Vittorio Gassman. Beh, le vetture poi stasera ovviamente saranno in concorso all'Erici, qui però la giuria si esprimerà ufficialmente, quindi avranno modo sotto il sole di La Spezia di esaminare la conservazione e il restauro. Tiziano, una kermesse di bella epoca, 40, 50, 60, e insomma qua c'è il passato dell'automobile. Sì, qui c'è veramente il miglior passato dell'automobile, qui sono vetture che mediamente sono state quasi inarrivabili per tanti, se non per tutti, lo vedete poi nello scorrere, qui sta arrivando, se si può inquadrare, una leggenda, una 2500 SS Cabriolet dell'Alfa Romeo, macchina altissimo di gamma per l'epoca e tutt'oggi una delle più belle macchine d'epoca del mondo. Insomma, per quanto concerne queste stelle nel Golfo, quanto sacrificio per mettere insieme questi bellissimi modelli e l'adesione di questi proprietari? Il sacrificio, si parla di mesi di lavoro per conciliare e coordinare tutta la manifestazione, che è di per sé anche complessa, perché non è solo, ci mancherebbe, una rassegna d'auto d'epoca, anche se è il tema portante, ma c'è anche una scoperta, per chi mai l'ha visto, di questo territorio straordinario, di questo golfo che siamo affacciati, e quindi è sicuramente una manifestazione turistico-culturale. Si parla sempre dell'auto d'epoca, tutti pensano alla Balilla, alla Citroën, alle macchine che hanno avuto la prima evoluzione come motore che trasportava la gente. Invece qua sono modelli che hanno lasciato i nostri occhi, però sono esistiti e sono pronti ad affrontare un viaggio. La differenza? Ma sai, prima di tutto queste vetture sono tenute sempre nella massima efficienza, dormono nei garage dei proprietari accudite con grande amore, lo si vede anche dai particolari, dalle cromature, dalle rifiniture interne, sono per l'appunto auto da concorso. Benissimo, allora vedremo qualcosa di più questa sera all'Erici con la tua ultima meravigliosa e unica scoperta. Sì, certamente, poi stasera, come sapete bene, ormai da un'invenzione mia, ne rivendico sicuramente la paternità, queste vetture possiamo vederle con un brano musicale dell'epoca. E beh, allora il fascino accresce enormemente tutta la rassegna. Ti ringrazio Tiziano, allora questa sera. Grazie a voi. Ed ecco, tanto giunge un'altra macchina nera molto bella, una Maserati,
una Maserati che si pone in prima posizione lungo la passeggiata Morin. Una bellissima macchina con grande presenza. E si parlava di macchine, si parlava di Ferrari, ed eccone qui una, la Daytona, una macchina che era destinata per l'America, e siamo qui col suo proprietario. Senta, signor Spinetti. Signor Spinetti? Alfredo. Signor Alfredo, una giornata importante, una rassegna di macchine d'epoca, lei presente con questo modello, penso unico, non so, pochi, quanti ce ne saranno ancora? No, unico no, ce ne sono diverse. Magari forse saranno parecchie in America. Sì, ma dico in Italia presenti e in possesso e circolanti con questa buona condizione? Qualcuna c'è, sì. Quanti anni ha questa macchina? Si può dare qualche caratteristica? Questa è del 1970, una prima serie. È sempre stata di sua proprietà oppure l'ha acquistata in seconda mano, ne ha avuto un restauro, ne ha tenuto in conserva, così come si suol dire, proprio l'oggetto? No, l'ho comprata ora, ma ce n'è un'altra rossa. Allora lei è uno che raccoglie macchine d'epoca e è un conservatore di, diciamo così, di storia? Sì, e poi sono le commercio anche. Ecco, perciò è un conservatore di storia più un addetto sul mercato dell'auto. Allora, se è un addetto dell'auto, questo fascino della macchina antica oppure dell'epoca, cosa vuol dire per voi? Vuol dire tanto. Per gli appassionati oggi avere questa roba qui è il massimo. Non parliamo di soldi, parliamo solamente di quanto può costare come sacrificio per tenere così queste macchine così in perfette condizioni. Molto sacrificio, veramente, va mantenuta per tutto l'anno, conservata, messa in moto, fatta girare, tante cose. La ringrazio, signor Spinetti. Allora, auguroni e buona permanenza alla Spezia. Grazie. Lasciamo così il signor Spinetti, tanto abbiamo visto arrivare un'altra macchina targata Roma che si pone nel corridoio, nella fila delle macchine che sono esposte. Arrivata adesso un'altra bellissima macchina, prima di farla scendere proprio dentro la sua auto le vogliamo chiedere questa Ferrari, questo grande modello, e tanto come si chiama? 250 GT. Lei si chiama? Io mi chiamo Franca Rossi. Signora Franca, una bellissima macchina con grandissimo prestigio. E cosa pensa oggi di classificarsi prima in questa? Io ci conto, mi sono anche abbigliata con lo stile dell'epoca. Spero di far parte del premio finale. Signora Franca, quanto amore dà a questa macchina più di un uomo? Guardi, lo deve chiedere a mio marito, perché faccio le sue veci e gliela guido al suo posto, perché si è fermato con un'altra macchina in panne, però è la macchina che preferisco. Quanto amore le dà? Tanto, ma meno che un uomo, via, non esageriamo. La ringrazio, signora Franca, e buona giornata. Tanto vediamo la signora Franca che scende da questa bellissima Ferrari, una Ferrari che è... ogni volta che si appare ai nostri occhi dà sempre un grande risultato, ed ecco qua un'altra macchina dell'epoca che giunge proprio sotto i nostri occhi, targata Reggio Emilia, passa di fronte a noi ancora con... lasciare scendere questo signore che è arrivato su questa Corvette in una bellissima macchina, un bellissimo modello, insieme a questo grande splendore di tempo che passa sotto di noi, è il signor Bonuccelli. Signor Bonuccelli, una macchina raccolta fra le vecchie glorie oppure di suo, di prima chito? No, comprata da un amico che l'ha presa negli Stati Uniti. Una macchina che è stata riattata, messa a posto, diciamo così, ridata allo splendore? Non particolarmente. Quanto le costa come sacrificio mantenere una macchina così pitturazioni, custodia? Niente di particolare, perché si fa con grande passione e personalmente, quindi non ci sono dei costi particolari. Ne ha una sola oppure più di una? No, anche altre due.
Perché allora anche lei è un conservatore di storia. Spero di sì. Beh, insomma, in fondo voi racchiudete molta storia, ogni modello ha una storia a sé che racconta mentre voi viaggiate per le strade. Sì, dovrebbe essere pensata in questa maniera, non sempre è così. Insomma, lasciamo correre la storia e diciamo che oggi affrontate un concorso, pensate di arrivare primi? Sono macchine più belle di questa, le più importanti. Ringrazio e buona giornata alla Spezia. Anche loro sono qua tra di noi, tanto vediamo questo modello che mostra veramente la grinta americana con tutti i suoi le sue grandi cromature che spiccano sulla modanatura, e si è posta davanti alle due Ferrari e questa macchina apre così questo corteo. Tanto vediamo ancora altre due macchine giungere. Diciamo che questo è un concorso di stelle nel Golfo dei Poeti. Veramente sono macchine da sogno e così da sogno vanno interpretate. Ed ecco un'altra GT Alfa, un'altra macchina prestigiosa, un coupé che si presta ad entrare nella linea delle macchine in esposizione, un'Ancia Appia, ed ecco mentre scende il proprietario di questa Alfa, grandissima e bellissima, tanto le vogliamo chiedere, si chiama? Barone. Signor Barone, una macchina di cui ha fatto parlare diciamo così, un'epoca, lei proprietario, qual è la sua esperienza di questa macchina, primo proprietario oppure acquisita dopo? Acquisita dopo. Allora anche lei è un conservatore di storia dell'auto? Di auto, sì, di auto. Da quanto si occupa di questa cosa? 18 anni. Una grande passione. 82, pensi un po'. Una bella passione. Tanta, veramente. Questa sera pensa di essere premiato? Ne ho avuto già alcuni premi già li ho avuti. Allora, in bocca al lupo. Grazie molto. Arrivederci. Signor Barone, lo lasciamo e tanto continuiamo a camminare su questi esemplari che sono posti sotto di noi e onestamente dobbiamo vederli proprio con una grande espressione di fattiva e di laboriosità del tempo, perché qui hanno espresso veramente i grandi stilisti, grandissime qualità di meccanica e di stile. Altra macchina prestigiosa, una Spider della Alfa Romeo, una bellissima macchina ancora, vedete queste cromature brillano come dei brillanti, perché effettivamente queste macchine sono tenute al coperto e sempre con grande cura. Abarth 1965-1003, grande macchina e grande casa, l'Abarth che vestiva queste macchine e le motorizzava dando una... Tanto vediamo arrivare un MG. L'Abarth Simca, campione del mondo nel 1964, ritorniamo sempre su questa macchina che ha avuto nell'epoca grande risalto nel campo sportivo, un 1003 che ha dato grandi esiti per la casa francese e ha portato grandi lustri per questa... E tanto vediamo arrivare un'altra macchina. Le più belle macchine adesso stanno tutte si stanno muovendo, guida a destra,
l'Alfa Romeo e si porta sotto alla, in mezzo alle palme, perché le macchine sono più al fresco. La 1003 Simca Abarth sta muovendosi, la sentiamo il Jaguaré, abbiamo visto passare in questo momento, è una Bizzarrini, una macchina che penso che ricordiamo un pochi, una macchina sportiva, e tutte le macchine si stanno muovendo per mettersi a ridosso, per essere più esposti. Una cura continua per queste macchine, signor? Paolo Marioni. Signor Paolo, una cura che non finisce mai, una cura per mantenere una storia, quanto tempo, quanto le porta via? Beh, diciamo che è un continuo controllare i particolari, siccome le macchine di questo tipo qui, anche nel restauro, hanno praticamente un'accuratezza infinita nelle viti, sicché non si finisce mai, guardi, veramente. Ma lei, quando si pone di fronte a questa auto, che piacere prova? Io ero piccolo e mi piaceva fare i modellini delle auto, e mi ricordo i primi modellini che facevo questo, è sempre stato un sogno, sicché si immagini lei quando ho avuto la possibilità di acquistarla. Cioè, oggi si è avverato, cos'è, in seconda mano, l'ha presa nuova, l'ha conservata fino a oggi? No, questa l'ho presa circa 13 anni fa. 10 anni fa l'ho acquistata a Parma con un lungo sacrificio, perché non era possibile trovarla. Io volevo proprio questo modello, 1956, doppi fari come si nota, piccolini, e questo era un particolare che io ci tenevo molto. Una volta che l'ho trovata, ecco qua, ti presento con la mia signora, con la mia signora siamo stati proprio presenti lì quando arrivava col container e l'abbiamo presa, l'abbiamo prenotata per primi, ecco. Praticamente viene dall'estero, non è italiana, non ha circolato quando era nelle sue funzioni in Italia? Questa macchina arriva dagli Stati Uniti, siccome il modello Speedster, diciamo, era costruita principalmente per questo luogo. Sono macchine che in Italia credo che ne sia state vendute pochissime. Ma io ho notato che molte macchine di questo tipo vengono dagli Stati Uniti. Come mai gli Stati Uniti hanno conservato così bene queste macchine? Perché le ritenevano come chicche, oppure perché per loro era solamente una cosa di bellezza averle e le usavano poco? No, è un modello proprio costruito quasi specificamente per gli Stati Uniti, perché era una macchina molto spartana, non aveva i finestrini, aveva, diciamo, queste cose volanti, che era proprio un mercato dove c'era sempre il sole, la California. Questo fu costruita in concorrenza alla BMW, diciamo, di quei modelli dell'epoca, e principalmente è nata per questo scopo, ecco perché se ne trovava di più in quei luoghi. Ringrazio signor Paolo, oggi come si piacerà? Beh, vedremo, speriamo bene. Ma cos'è più importante, vincere? È importante vincere o partecipare? No, meglio vincere, io sono per vincere, se è possibile. Signora, lei che... Lui è... Quanto amore gli dà più della macchina? A lui? No, lei. Lui a me? Ma me ne dà tanto, ma in coscienza me ne dà tanto davvero. La allora va bene. Ha già una bella parte, però penso ad avercela anch'io. Lui è l'autore di un pezzo di Bocelli nell'ultimo LP che ha fatto, Mascagni. C'è un suo pezzo, è anche un cantautore. Ah sì? Ah, un cantautore? Ah, questo è una chicca per me, allora. Cioè, cantautore per Bocelli, che è un grande mito, insomma, uno dei più grandi, una più bella voce dopo il grande tenore Pavarotti. Ma direi, no, Andrea, siamo molto amici da molto tempo. Abbiamo iniziato sempre a farsi i confronti dei nostri brani che scrivevamo anche diverso 25 anni fa circa. Oggi posso dirgli di essere orgoglioso, perché c'ho un brano nell'LP ultimo, Cieli di Toscana, dal titolo Mascagni. Un brano mio che Andrea l'ha cantato, e si immagini lei, la macchina è una soddisfazione, ma questo ancora di più. La ringrazio signor Paolo, auguri e in bocca al lupo.
Grazie, buonasera a tutti. E così abbiamo sentito un altro dei partecipanti di questa bellissima esposizione, l'Appia Spach, e questa qui la vediamo, della Lancia, un bellissimo modello, anche questo ha fatto la sua epoca, è la macchina delle mille miglia. Insomma, dobbiamo dire che queste auto hanno portato a noi come storia e diciamo nel campo dei motori grandissimi e avanguardie di notevole livello, perché con queste macchine si sono aperte frontiere nuove, si è raggiunto comfort che oggi vediamo nelle macchine attuali. Queste macchine sono sempre apparagliate, diciamo così, uguali a quelle di oggi, gli manca magari qualche comodità in più, però sono bellissime e mostrano veramente grandi doti di qualità nelle costruzioni.